Benvenuti su Mitico Channel, siamo stasera ancora una volta al Teatro Umberto Giordano di Foggia, dove stanno allestendo una scenografia e siamo in compagnia di un noto attore foggiano molto amato dal nostro pubblico, Giovanni Mancini. Buonasera Giovanni. Buonasera a te, buonasera ai nostri radio e video ascoltatori. Siamo molto contenti di averti con noi stasera e ti ringraziamo per averci offerto l'opportunità di chiacchierare un po' con te. Grazie a voi, grazie a voi. Allora, Giovanni Mancini, come ho già predetto, è noto al pubblico foggiano e non solo. Attore caratterista di teatro e cinematografico. Ma io vorrei porgli una prima domanda, perché stasera chiacchieriamo un po' di lui e della sua storia. Attori si nasce, Giovanni, e tu sei l'esempio lampante. Non sei un attore d'accademia, ma un attore dentro. Ci racconti da quando hai cominciato? Beh, se devo dire da quando ho cominciato, devo dire che ho cominciato forse dal 3 febbraio del 1950, il giorno che sono nato, perché quando sono nato non è che è stata una cosa normale. All'epoca si partoriva in casa e c'era il problema di chiamare la levatrice, andarla a chiamare a casa. Io sono nato 3 febbraio di venerdì alle notte, la notte alle 3, e nevicava. Quindi già ci fu una prima tragedia in casa, perché andare a chiamare questa levatrice per il parto, e quindi sono nato già con un certo movimento. In maniera teatrale? Si è fatto Ma no, conoscere. La cosa teatrale venne ancora meglio poi alle 8 la mattina. Dopo 5 ore di vita, e si sente bussare alla porta, e il nonno, io ho sempre detto che i nonni vivevano con noi, invece eravamo noi che vivevamo con i nonni, perché la casa era la loro. E il nonno, che all'epoca era il priore della Madonna della Croce, della confraternita della Madonna della Croce, sentì bussare, aprì la porta e si trovò davanti una banda di 40 elementi che suonavano. Ci fu proprio una marcia vera e propria. Il nonno li fece suonare, poi gli diede la mancia e poi avvertì il capobanda che avevano sbagliato porta, perché non era a casa ma dovevano andare al numero civico seguente accanto, perché era lì che c'era il priore della chiesa di San Tommaso, dove era abitudine portare la banda il giorno di San Biagio, perché il 3 febbraio è San Biagio. E quindi questo, prese la mancia, ripetettero il brano musicale, per cui me ne presi due a 5 ore dalla nascita, e poi si spostarono a suonare il brano nella porta accanto. Quindi sono nato già, non dico attore, ma protagonista. Infatti è come se avesse già calcato le scene sin dalle prime ore di vita. E ma anche da ragazzo comunque sappiamo che la tua verve caratterizzava gli incontri goliardici con gli amici, anche a scuola. Sì, questo mi ha salvato. Mi ha salvato a scuola e mi ha salvato al militare e mi ha salvato nella vita, perché questo mio modo di fare, la simpatia che forse riesco ad esprimere con la gente, mi porta ad essere al centro delle attenzioni. Poi c'è andata sta storia delle barzellette, delle cose, che mi ha portato sempre fra gli amici, dicevano racconta, e fino a quando poi dopo è successo che incontrai Mirna Colecchia alla Taverna del Gufo, dove si esibiva con Michele Norillo. Alla fine di una loro rappresentazione cominciano a raccontare delle storielle, delle barzellette, e io non ce la feci. Disse: scusate, voi avete fatto gli attori fino adesso, va bene così. Le barzellette adesso le racconto io. Raccontai le stesse a modo mio, e di là Mirna Colecchia mi vide e dice: ma lei ha dei tempi teatrali straordinari, lei fa teatro? Dico: no. E vuole provare a fare teatro? Sì. Ed era il 1999. Era il 1999. E dal palco non sei più sceso? Non sono più sceso, e adesso non so se ci sono altri attori che hanno questo record che ho io, però fare 67 commedie in 16 anni di carriera. Perché il 2017 è appena iniziato, quindi diciamo 16 anni pieni, e ho ancora da fare altre due commedie, e poi ci sono i one man show che ho fatto,
Hai avuto anche dei premi, delle menzioni per i tuoi spettacoli. Sì, sì, all'inizio della carriera, devo dire la verità, poi la cosa si è fermata, non ho capito perché. Anzi, lancio un appello, io sto qui se volete premiarmi. No, scherzo. Beh, comunque li meriti il premio, Il premio che abbiamo noi è vedere il teatro pieno ogni volta che recitiamo, e quindi il miglior premio è quello, avere il sold out ogni volta, e quindi penso che sia quello il miglior premio che ci possa essere. D'altronde tu non calchi solo le scene del Teatro Regio di Capitanata, ma spesso sei qui al Giordano a lavorare, sì, ed inoltre anche in vari teatri pugliesi. Sì, abbiamo girato la Puglia abbastanza, anche fuori dalla Puglia. Sono stato anche a Roma portai un one man show al ristorante Ulpia, che è un ristorante che si trova di fronte al Milite Ignoto, proprio Piazza Venezia, e dove non si accede facilmente. Fui chiamato dalla famiglia Dauna di Roma e mi chiamarono per fare questo one man show, che ebbe un bel successo di pubblico. Poi mi hanno detto che mi avrebbero chiamato, li ho persi per la strada. Vabbè, bene così, sto bene a Foggia. La tua carriera però non si basa solo sul teatro, ma fortuitamente sei entrato anche nella cinematografia, nel cinema. Anzi, nel 2002 prima hai cominciato a lavorare per il cinema, poi nel 2008 è stato l'incontro fortuito con i fratelli Vanzina, vero? Allora, le cose mie non sono mai state volute. È tutto nato per caso, sempre. Un po' perché non so vendere la mia immagine. Io so vendere meglio l'immagine di qualcun altro, chiama questo che questo è bravo, ma io mi sono sempre tenuto dietro, non so vendere la mia immagine. E tutto è nato sempre solamente per caso. Cominciai nel 2002 in un villaggio turistico nel quale conoscemmo era un montatore di Mediaset che montava i trailer per le pubblicità di Mediaset, e venne fuori una storiella, la giriamo giusto per giocare, venne fuori un cortometraggio che vincemmo anche, mi pare, un paio di premi in un festival di Como, non so di dove, perché poi riportò questo amico regista all'epoca. E di là poi nacque, facciamo il primo cortometraggio, l'hanno appeso, visto che ci siamo divertiti ne facciamo un altro, poi ne facciamo un altro. Tutto è nato sempre comunque per caso. Poi nel 2008 venne fuori un articolo sul giornale che cercavano una comparsa femminile, massimo 25enne, per il film Un'estate al mare dei fratelli Vanzina, e io accompagnai mia figlia, papà mi accompagnami, conoscendo i figli che è meglio che appena ti chiedono una cosa è meglio dire subito sì, va bene, perché è inutile che dici no e poi alla fine cedi. L'accompagnai a Peschici, lei fece il provino, quando terminò io andai educatamente a salutare chi faceva il provino, che poi era un provino non era in video, erano solo foto che cercavano delle comparse. E io andai a salutare educatamente, dico arrivederci, grazie, cioè, lei non fa il provino? Dico, provino, voi cercate una donna, giovane, massimo 25enne, mi sa che io non rientro in questo che cercate. Disse no, il dottor Vanzina cerca sempre facce nuove. E mi fecero delle foto. Quando andai per dichiarare le mie generalità mi chiesero se avevo dei trascorsi cinematografici, dissi no, teatro, dico sì, sto in una compagnia teatrale, ma non dissi che facevo il comico, dissi sto in una compagnia teatrale, punto. Questo la mattina. La mattina appresso mi arriva una telefonata, dice il dottor Vanzina ha visto le foto e vorrebbe farle un provino in video. Anzi, se conosce qualcuno dei suoi colleghi di teatro, visto che lei fa teatro, e mi portai a Maria Ponziano, cioè che mi portai, vennero loro a Foggia, fecero questo provino nel teatro, c'era mamma Maria, facciamo questo provino e ci trovammo poi il 2 di aprile del 2008, ci trovammo sul set con Lino Banfi, la Silvestre, da girare questa scena di Un'estate al mare.
Sì, poi immediatamente dopo due mesi ci chiamarono sempre, insieme ad Amalia Ponziano, ci chiamarono, andammo a Roma a girare VIP, ma una scena stupida con Bucci Rosso, di una di quelle scene che o c'è o non c'è la stessa cosa, insomma, non, come se uno sul set passa e dice buongiorno e va via. Una comparsata. Allora c'è o c'è o non c'è, però siccome ci trattarono proprio da grandi artisti, ci mandarono a premio, ci volevano dare là, addirittura l'aereo Bari-Roma, una cosa del genere, dico, ma possiamo pure venire col treno, non è che... E quindi andammo a Roma, facemmo questo provino, girammo questa, e poi dopo ho capito che era un provino per testare, in quanto poi mi chiamarono per un'estate ai Caraibi che girai ad Antigua con Gigi Proietti. Beh. Quindi beh, è nata, poi di là è chiamato Pio Amedeo, altra produzione cinematografica, e l'anno scorso, due anni fa, dico bene, non forse tre, andammo a recitare a Mirabella e Clano, che per arrivarci manco il Tom sapeva dove si trovava, e andammo a recitare in una sala cinematografica dove il regista, alla fine della commedia, il proprietario del film, alla fine della commedia venne nei camerini e disse: mi piace come reciti e ti chiamerò che devo girare un film. Boh, dissi, poi ce ne andammo, ci stare a Buriaco, Mirabella e Clano, girare un film. E invece era il film Un'ultima fermata con girai con Luca Lionello e Claudia Cardinale, mi sono ritrovato con loro. Adesso pare che ci sia qualche altro progetto intorno, non lo dico per scaramanzia. Scaramanzia non si dice, non però si poi dice. Ne parleremo poi appena parleremo, possiamo. Se la cosa succede. Certo. E così mi sono ritrovato. E adesso Giovanni, da attore, sei stato anche premiato come miglior attore caratterista. Sì, anche quello. Da attore comico, attore teatrale, ti sei dedicato alla scrittura. Ah. Ed è, abbiamo qui il tuo ultimo nato, il primo per il momento e ultimo nato. Che casualmente ho in casualmente mano. L'abbiamo qui con noi per presentarlo al pubblico di Mitico, ecco, Gianni, esempio, anche se sappiamo che già la seconda ristampa è andato letteralmente a Ruba. Certo, ci stiamo preparando alla terza. Benissimo. E non ancora facciamo la presentazione del libro, quella ufficiale. Anche questo è nato per caso. Questo è nato per caso, perché una sera di due anni fa, andando a chiudere Facebook, sulla mia pagina serale, dissi, metto un pensierino della sera. Allora presi una barzelletta e la misi e andai. Un giorno appresso, mi piace che non finivano più commenti degli amici, perché poi le cose comiche, che c'è la gente che commenta le barzellette. La barzelletta è quella, finita si ride, è quello che stai a commentare. Ah, se fosse stata mia suocera, ah, se fosse stata mia moglie, ah, se fossi stato io. La gente commenta anche le barzellette. Mi è piaciuta ancora. E la sera appresso, è partito questo pensierino della sera che è andato avanti per quasi un anno e mezzo. Poi l'anno scorso problemi di salute mi hanno fermato, perché per quelle cose devi avere la testa, se la testa è impiegata per altre cose. E mi sono fermato, è lì, improperi, non ti fai sentire più la sera, e come mai, noi aspettiamo il pensierino, ed è un appuntamento. E se lo mettevo in ritardo, mi arrivavano certi, permettete, il giorno appresso, come ieri sera, ho aspettato fino a luna, non l'hai mandato. Poi dovevo riprendere un po' la cosa col pensierino, mi venissi, incontrai Biagio Policelli, e parlando del più e del meno, dico, ehi, pensierino, un pensierini... ma fu anche fece da gancio Giovanni Cataleta, e disse, ma tu perché dei pensieri non fai un libro? Dico, veramente ci avevo pensato, però non è cosa mia mettermi là, vai dall'editore, trova, scrivi, fai, dici, no, c'è una persona adatta qua. E mi presentò Biagio Policelli durante la presentazione di un suo libro. Biagio non se lo fece ripetere due volte, devi fare la cosa, va bene, ti aiuto, ti do una mano io. Ed è nato questo libro che facciamo vedere. Pare che vada bene, che sono i pensierini della sera. Bene, quindi la barzelletta è il filo conduttore della tua vita. Esatto, e anche perché abbiamo avuto l'idea di mettere uno per pagina, per cui
tu in qualsiasi momento della giornata, basta aprire, te ne trovi una. Ne leggiamo qualcuna? Che manca mi ricordo più. E dice questa, ho saputo che hai trovato un'occupazione. Dice sì, in un locale da striptease. Aiuto le ragazze a rivestirsi. Che carino. Sì, 10 euro a serata. Come non è molto. No, non posso spendere più, hai capito? Capirai, io non ho lavoro. E beh, però per vedere, per vedere le donne nude. E poi tutte queste. E me le mandavano. Allora ogni tanto me ne arrivava, ti piace questa, è carina, me le mandavo, perché poi si sentivano tutti protagonisti. Metti questa che io poi le aggiustavo un po', qualcuno le edulcoravo, perché c'era qualcuno anche pesantuccia, che qualcuno è scappata pure. Infatti tutti quelli che dice Giovanni anche. Mancini, prendi il libro, lo diamo al bambino, leggi che il bambino si diverte. Poi ci sono alcune che qualcuno è scappata, forse è scappata a me, è scappata a Biagio, che l'ha letto pure lui. Comunque diciamo che ci possono andare, non sono di quelle pesanti, anche se ho avuto delle proposte. Dice, per delle barzellette particolari. Sì, dice, adesso hai fatto quelle per tutta la famiglia, adesso fai quelle per solo gli uomini. Che poi sono convinto che arriveranno anche quelle per solo le donne. Per la par condicio ci dovrebbe essere. Io non mi esprimo naturalmente. No. Allora, Giovanni, noi ti auguriamo di avere ancora tanto e strepitoso successo. Speriamo. Non solo come attore, ma anche come scrittore. Chissà che continuerai con la carta stampata. Beh, io lo spero proprio. Vediamo un po'. Adesso abbiamo cominciato a provare questa esperienza, poi in più in là vediamo le cose come si mette. Io ripeto, non parto mai con l'idea di fare certe cose. Si crea l'occasione, intorno all'occasione poi ci lavoro. Perché c'è la stoffa e quindi dal caso può partire. Grazie. Un progetto di lavoro. Grazie. Bene, allora noi ti aspettiamo per sapere di questo tuo progetto di cui non si può parlare. No. E ti auguriamo un grande in bocca al lupo per Grazie le tue attività future. E salutiamo gli amici di Mitico Channel e di Un Tè con Rosanna, ringraziando il Comune di Foggia per averci ancora una volta offerto la possibilità di essere al Teatro Giordano. Buonasera Giovanni. Buonasera a te, buonasera a tutti i radioascoltatori, i videoascoltatori, ai telespettatori. Non mi veniva la parola telespettatore, ma dovete un po', comunque è uscita alla fine. Grazie a tutti. Buonasera.